Siamo qui con Chiara Maestri. Chiara, un buon inizio da parte della vostra squadra e poi via via la situazione vi è uscita un po' di mano. Cosa è successo? Sì, abbiamo avuto una buona intensità nel primo set, poi col susseguirsi delle azioni abbiamo calato un attimo di concentrazione. Questo è dovuto al fatto un po' dal cambio importante che ci siamo sentiti all'inizio un po' spaesate, ma comunque la grinta ce l'abbiamo trovata. E peccato per il secondo set che abbiamo veramente mollato, potevamo far molto di più, cosa che abbiamo fatto vedere sicuramente nell'ultimo set, che eravamo venuti più fuori. È venuto fuori il Cervia nel terzo set, cosa che nel secondo non è avvenuta. In effetti abbiamo visto una reazione nel terzo set che vi aveva visto riacciuffare la partita e poi quel piccolo calo finale ancora una volta che ha decretato purtroppo per voi le 3-0. Sì, purtroppo questo calo è stato dovuto a rassegnazione, che è una cosa che dobbiamo mettere a posto con gli allenamenti. Essendo una squadra giovane e comunque una squadra nuova che ci siamo unite quest'anno, siamo tutte di squadre, veniamo tutte da squadre diverse, perciò nel girone di ritorno sicuramente andrà meglio. Siamo qui con Valentina Dacol, un 3-0 diciamo schiacciante, la prima partita potrebbe essere un caso, la seconda un caso, la terza partita vinta agilmente per 3-0 non è un caso, forse anche l'aiuto dei santi visto che oggi è il primo novembre. Oddio, no, vabbè, noi ci alleniamo per questo, quindi il nostro è un percorso, stiamo andando benino, dai, cresciamo, ogni giorno in palestra diamo il massimo per migliorare sempre di più. Abbiamo visto giocare bene, oltre al risultato, anche i fondamentali, i muri, ricezione, pochi servizi sbagliati, ecco, una maggiore attenzione rispetto alla gara precedente. Sì, lavoriamo sulle piccole cose che alla fine sono quelle che fanno la differenza. E niente, stasera è andata bene e la prossima sarà una partita difficile, ancora più impegnativa, quindi da lunedì in palestra ancora con la testa e con più voglia di giocare anche di oggi. Siamo con Deborah Bernardini. Deborah, questa sera l'allenatore ti ha dato la possibilità di giocare e tu mi sembra che hai risposto benissimo con un'ottima prestazione. Sì, è andata bene, soprattutto dopo un infortunio sono stata ferma un mese e pensavo di giocare stasera e penso che è andata bene, dai. Buoni risultati, non avete dato molte chance alle avversarie, 17, 20, 21. Cos'è cambiato rispetto alla partita precedente? Beh, sicuramente la testa. Abbiamo giocato una buona pallavolo, le avversarie erano buone avversarie, secondo me è andato meglio il muro difesa che la partita scorsa, non era andato granché.